Ciao, benvenuto. Oggi vediamo una cosa particolare. Io guardavo Netflix, una serie, La Reina del Sud. Quella serie con l'attrice Kate del Castillo. Scusa, c'è una scena in cui lei passeggia diciamo, passeggia, sai, quando uno riflette. Sotto c'era una musica con la chitarra che faceva più o meno così, mi è piaciuta molto, l'ho trascritta al volo, faceva... Pure così. Così era uno stacchetto. Scusami, era uno stacchetto, la gola, fai capire, in alcune scene tristi così, e ho detto devo vedere cos'è, ora lo vediamo nei dettagli, te lo insegno, è qualcosa di originale, non so chi è l'autore della musica, perché ho trovato le colonne sonore della Reina del Sud con l'attrice, quella un'altra attrice, no? Kate, quella messicana del Castillo. Ti invito a iscriverti al canale, campanellina, trovi molte lezioni interessanti. Se ti iscrivi, già nel canale ce ne sono oltre 920 video, di cui 500-600 didattici. Puoi iscriverti al sito giambierobruno.it per lezioni che non carico sul canale, tab, novità, eccetera, in base al tuo livello, eccetera. Se non ti piace l'email, canale Telegram, gruppo Facebook, sotto il video nella descrizione. E poi ci sono, se sei principiante, parti da zero, o sei avanzato ma non conosci le note sulla tastiera, non leggi la musica, c'è il corso principianti. La playlist Fingerstyle Principianti e il corso completo sotto il video lo trovi. Fingerstyle. Vediamo subito. Fa un giro in La minore, Sol, Fa e Mi maggiore. Un tipico giro flamenco. Io uso, voglio condividere con te, uso in questo momento questi tre pedali, il reverb, il compressore e un accordatore, perché la Godè non ha l'accordatore. E ho comprato una pedaliera della Boss molto funzionale, guarda. C'è, questa è la parte che chiude, e poi c'è quella che vedi nella fotografia. È simile a qui. Questa è una valigetta Boss BCB30 sul cellulare. L'ho sbattuta. L'ho presa usata su Amazon, avevo già il trasformatore, un trasformatore alimenta tutte e tre i pedali. Avevo preso quella a 6 pedali della Boss per la chitarra elettrica, ora questa, siccome ne uso 3,
o l'acustica o la classica, questi tre sono fondamentali, diciamo il compressore, un riverbero e un accordatore. E nulla. Non ho uno spartito. Qui fa un giro flamenco, fa un giro in la minore, pure ad alcuni in prima posizione gli accordi non piacciono, ma vedi che ci sono tanti brani che partono così con. Insomma, per non parlare di Bertango. Vabbè, c'ha un suono diverso, cioè a me non piacciono, ma c'hanno un suono valido, dipende cosa ci fai, come sono rivolti, cioè pure sono belle, dipende. È ovvio che suonare così ci affascina in vari punti di manico, ma questa, e tra cui questo accordo, il primo accordo è un La minore nona. Anche brani Bach, molti brani classici, l'ho trovato. È una nona aggiunta all'accordo minore. Qui quello fa. Arpeggia la quinta corda, quindi la terza, la seconda e la prima, quindi hai la, mi, si, do, mi. Qua mette solo il sol al basso, poi il fa è un re minore o un fa, poi vai in mi e fa mi. Però lo fa anche, io lo faccio armonizzare a terze e ripeto. E poi fa quella variazione in fa. Maggiore col sol diesis al basso, quindi sol diesis, mi, si, re, mi, per ritornare a. Variazione. Qua faccio. Per terze. Insomma, mentre vedevo il film, di tanto in tanto cercavo poi di trascriverla meglio, ma alla fine per imparare queste potrebbe benissimo essere il giro base, quindi la minore, sol, fa, fatto con la. Queste molte elaborazioni puoi trovarle sotto il video,
un pacchetto di elaborazione, ti metto il link, trovi la playlist di 20 video circa, dove in ogni video ti faccio vedere un giro e l'elaborazione, quindi puoi scaricare la trascrizione di una decina di queste qui. Io ti ringrazio per essere stato con me. Noi ci sentiamo al prossimo video. Se hai tempo, segui i video che seguono. Ok. Ti saluto, alla prossima. Ciao.